Questo vuol dire vivere a Milano. Ghiaccio di merda. Salve! Benvenuti in un nuovo video. Allora, che cazzo di giorno è oggi? Oggi è mercoledì. Perché non ho la macchina col cambio automatico? Non riesco a guidare con la telecamera. Comunque, oggi è mercoledì, ci sono 0,5 gradi. Ed è un cazzo di problema perché fa veramente troppo freddo. Poi io soffro tantissimo il freddo e non riesco ad allenarmi. Però, vabbè, questo poi lo vedremo stasera in palestra. Allora, ho la schiena a pezzi perché tra l'altro è il primo vlog del 2020. E ho la schiena a pezzi perché ieri ho fatto un nuovo PR di deadlift. Quindi ho i lombari un po' andati. Chi mi segue su Instagram avrà già visto, quindi se non mi seguite rimanete aggiornati nelle stories, così ogni volta non devo ripetere mille cose. Quindi, ricapitolando, primo vlog del 2020. Mi sono rimesso un po' a regime con la dieta, anche perché ho fatto una bella stronzata, cioè una bella stronzata, ho mangiato, quindi sono lasciato un po' andare, anche se mi sono allenato 24, 25, 26 e anche 27, ok. E stavo dicendo, mi sono allenato, ho mangiato, sono andato a fare delle interviste, ma avrete già visto tutto dai social. E che dirvi, ho dato l'addio al cibo mangiando 4 etti di carbonara grazie a Carbo Gang, ma vabbè, meglio non parlare di questa cosa. E basta ragazzi, da ieri mi sono rimesso a regime. Oggi è l'8 gennaio, il 26 ho le qualifiche di Pietrasanta, quindi bisogna spingere al massimo. Bisogna spingere al massimo perché quest'anno mi devo qualificare. Sono 3 anni che ci provo. Quest'anno categoria ancora experience, perché comunque la regular non ho le skill e non riesco a gestire i pesi. Non riesco a lavorare con quei pesi. Magari ho una singola alta, ma non riesco a lavorare con quei pesi e mi sembra inutile entrare in regular. Comunque avremo modo di parlare anche di questo. Ragazzi, vado alla Conad perché mi mancano 2 cose per lo spuntino e ci vediamo dopo, che poi vado a lavoro. Cioè ragazzi, 6 euro un coso di tacchino e 2 barrette di merda. 6 euro. Ma vaffanculo, va, solo perché non ho le proteine a casa. Tra l'altro questa c'ha il 30% di proteine, 14 grammi di proteine su 48, vabbè dai, buono. Minchia, l'ho già perso. Questa 10 grammi su 40. Andiamo a lavoro, va. Cioè, questo è lo spuntino da vegano? Tu saresti un crossfitter? No. Grillo, sarà. Stava fumo da dentro. Ora, avete visto il pranzo? Che cazzo ho mangiato a pranzo? Ah, 80 grammi di riso con 2 etti di pollo e 100 grammi di carote crude. Devo stare a regime fino al 26, poi mi devasto. Anzi no, fino a 2 settimane. Quando è che esce il workout di Pietrasanta? Il 26 è la settimana dopo, quindi per un mesetto ce l'ho. Uno sgarro a settimana, massimo 2, però devo dimagrire. Allora, massimale di front squat. Adesso andiamo, prima dell'attivazione, andiamo a scaldare la gamba, le gambe e i lombari soprattutto, con questo regalo che mi sono fatto per Natale. E così iniziamo a far affluire un po' di sangue nelle gambe, poi facciamo un po' di attivazione, un mini warm up e poi si parte col front squat. Gli andiamo a superare il massimale. Allora, vi consiglio una velocità media, 10, non andare a stressare troppo il muscolo. Serve solo veramente un po' di massaggio per far iniziare a circolare il sangue. Faccio un po' di gambe, lombari, avambracci, poi partiamo.
normale chiuso a 150. Ora un WOD di 36 minuti, visto che sono grasso, di solo corpo libero. Vediamo se dura la batteria, così faccio vedere qualche round. Allora, avete visto la programmazione di oggi? Anzi, avete visto la colazione, lo spuntino, ho preso la barretta, il pranzo, l'altro spuntino, programmazione. Ho alzato finalmente il massimale di front squat e lo subisco tantissimo. La programmazione generica più la sess rise che ho fatto 3 giri al posto di 5, non ce la facevo più. Ho fatto un po' di stretching, poi mi sono pistolettato un po'. Adesso faccio una doccia che sono cotto. Ma comunque andiamo a casa a mangiare, vi porto anche lì e poi diamo le conclusioni della giornata. Allora, finalmente eccoci a casa. Tra l'altro da un botto che non registravo un vlog del genere. Allora, che ora sono tra l'altro? Le 10. Per cena ci sono alette di pollo. Non c'è condimento, ragazzi, è solo un po' d'acqua e fatta. Più riso del meal prep che ho cucinato la domenica. Ho fatto 6 vaschette per 3 giorni, pranzo cena. Sì, probabilmente mangio un po' troppo riso. Adesso sto alternando comunque in base alla dieta, riso pasta avrei, però mi trovo più comodo a fare 3 giorni di riso, 3 giorni di pasta, o poi comunque il weekend mangio fresco. Più che altro i meal prep mi servono per andare al lavoro, che faccio veloce, la sera quando torno a casa tardi, boom, scaldo, mangio al volo. Ragazzi, mangiamo e poi ci vediamo dopo. Ci tenevo a ringraziare Christian, che vi lascio qua il suo contatto Instagram. Un mio caro amico che mi sta facendo delle basi da mettere all'interno dei video come sottofondo, così almeno non sentite le solite canzoni scaricate da YouTube. Allora, ragazzi, avete visto una giornata intera, dalla mattina fino ad oggi, fino ad ora, che sono le 11:20. Ora mi sto bevendo caffettino e poi, tanto ormai non lo sento neanche, ma addormento tranquillamente. Ora devo mettermi a montare l'ultima intervista che vedrete a breve. Mi sto impegnando tanto sulle interviste perché vedo comunque che è una cosa che vi piace. Quindi niente, quindi interviste a manetta. Non voglio che il canale vada solo sulle interviste, per questo infatti vi metterò qualche vlog, qualcosa di magari un po' più tecnico più avanti, così parleremo anche di quello. Alimentazione, vi porterò un bel po' di cose nel 2020, soprattutto video con degli specialisti che vi spiegheranno magari cose su di me, o fisioterapisti che spiegheranno, daranno qualche consiglio sul CrossFit. Quindi, ricapitolando l'alimentazione di oggi, avete visto la mia dieta di oggi, che è mercoledì 8 gennaio. Siamo partiti comunque con dei carboidrati la mattina, spuntino con una barretta proteica, perché non ho le proteine, mi arrivano domani, se no avevo uno shaker di proteine. A pranzo avete visto riso, carote e pollo, 80 grammi di riso, ho abbassato un pelo perché comunque vi dicevo che il 26 ho il primo WOD della qualifica di Pietrasanta, categoria experience. Sono 3 anni che cerco di qualificarmi, ce la devo fare. Ero indeciso se provare la regular o no, però comunque io non ho gli stem push up, non ho la rope climb, cioè ne ho una, e già negli experience
hanno detto che ci saranno le rope climb perché è una skill che richiedono, quindi vabbè, lo dovrò fare. Ho un paio di chest to bar, mi sembra 5 unbroken, però il resto niente. Cioè, il mio problema è che io ho magari una singola pesante, ma poi non riesco a lavorare con la percentuale. Comunque è una cosa che stiamo facendo, ci stiamo lavorando bene con la programmazione su di me. E che dire, poi vabbè, comunque devo dimagrire, sono grasso. All'incirca adesso il mio peso è sui 116. Devo scendere tanto, devo ritornare sui 98 kg almeno. Come primo traguardo mi voglio riprendere i miei 98 kg che era un tempo. E poi ritorneremo ai 95, anzi 92 è stato il mio record. Arriveremo anche a quello. Comunque, ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua. Ah, avete visto il massimale di front squat finalmente? Erano forse un anno e mezzo quando riuscivo ad alzarlo. Io ho dei problemi sul front perché non riesco ad alzare i gomiti. Cioè, la parte del dorsale non riesco bene a scaldarla, quindi dovrò fare dei lavori specifici anche per la mobilità. E basta, poi avete visto l'emon infernale, tutto corpo libero, però devo lavorare su quello in cui vado male. Cioè, la programmazione comunque è basata su di me e quindi bisogna lavorare su quello che non va bene. E ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Se avete domande o comunque mi potete contattare tranquillamente su Instagram o qua sotto lasciando un commento. Ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti, ciao belli!